Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Euro Truck Simulator 2. Allora, riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e tra l'altro sto registrando, vabbè, diversi video di seguito perché mi sto infognando tantissimo. Infatti siamo dove ci siamo fermati adesso praticamente. Comunque ho segnato il carico per Catania, sciroppo d'acero, accendiamo le luci, si è fatto notte e facciamo manovra. Aspetta che giriamo qua, va, se no. Parcheggio dell'IKEA. Tac. IKEA di Catania. Oppela. E andiamo verso aspetta che sto vedendo sulla mappa, c'è qualcosa che non ci ha sbloccato qui, perché? Ma scusa, non ci aveva, non era il rivenditore DAF? Ah no, quella è l'altra strada, forse era quello che avevamo preso qua dall'altro lato. Piano. Dovremmo forse aggiustare. No, aspetta, prima che passano queste, se no non ripartiamo più. Fermi, via. Ci mettiamo noi. Se no ci stiamo qua fino a domani. Il carico di sciroppo d'acero è qui vicino. Quindi vediamo. Qua che c'è? Dai, sbloccami sto baracchino. Allora, agenzia della cui è possibile assumere gli autisti che lavoreranno per la tua azienda. Vabbè, questo lo vedremo eventualmente quando avremo la possibilità di acquistare, di migliorare il nostro garage o acquistarne un altro. In realtà poi vediamo. Comunque, pronti? Lavoro autonomo. Dov'è lo sciroppo d'acero per Catanzaro? Eccolo qua. Poi pian piano ci facciamo tutte le altre. Come detto, vorrei fare così per questo DLC. Allora, dove sta lo sciroppo d'acero? Eccolo lì, eccolo lì. Pronti, pronti. Metti la quarta grande, così almeno teniamo il setup necessario per andare in sportiveggianza. Ok. Tac, carica. Sciroppo d'acero andato. Pronti per Catanzaro. Sono le 18:44. Vediamo un pochino se magari, non so se passa qualcuno, ma noi ci mettiamo perché ci abbiamo fretta. Dobbiamo andare a Catanzaro qua. È venerdì alle 18. Non so se ci sono delle tempistiche di consegna. Noi lavoriamo tutti i giorni qua. Non c'è sabato e domenica che tenga, eh. Siamo degli stacanovisti. Dai però, dai però. Ma dimmi tu se si può andare a 45 km orari con un Alfa Giulia. Cioè, ci avessi un tir pure. E noi abbiamo un tir e non ci andiamo. Figurati. Guarda, facciamo così. Sì, occhio alla police. Guarda la police come si insinua. Guarda questo. Puttana Eva. Fatemi vedere se ci sta qualche rincoglionito che si è messo sotto le ruote qua. Dai, però non è possibile. Ho girato in quel modo per evitare quel rincoglionito là che si era buttato sotto il tir. Mettimi qua l'ottava, mi ci devi piazzare, eh. L'ottava, lotta grande, così. Allora, dopo aver quasi rischiato il tamponamento di un soggetto che la polizia l'ha fatta passare. Avete visto quello là, accostato per la polizia. Infatti non avevo capito che cazzo voleva fare. No, dobbiamo andare di... ho lasciato la frizione. Messina Palermo. Dai che dobbiamo andare a prendere il traghetto qua. Secondo me ci faranno sbattere male pure così. Non lo so se sto sciroppo d'acero arriverà tutto intero a Catanzaro, perché quando ci imbarchiamo sto cazzo di schettino potrebbe creare il panico. Comunque sta di fatto che, tac, qua sfruttiamo un po' i cavalli del nostro tir. Abbiamo 49.000 euro da parte, eh. Tutto sommato ci può stare, ci può stare come moneta. Dobbiamo farci un po' di calcoli per vedere se eventualmente andiamo a prendere un altro. Però poi il prestito è tanto, eh. Se adesso stiamo ridando 2.000 euro al giorno. Vabbè, calcolare un giorno di gioco ci sta, normalmente sarebbe neanche strozzinaggio più estremo. Scusa. E se prendiamo i 400.000 euro sono un botto di soldi. Non so se sono 6.000 euro al giorno. Inizia a diventare un po'
difficile. Certo, abbiamo poi eventualmente un altro autista che però non guadagnano come noi gli altri autisti, perché anche loro credo debbano fare un po' di esperienza pian piano, quindi onestamente non lo so. È un introito in più, però quello che magari riusciamo a guadagnare noi si potrebbe fare, sapete quando? Quando noi abbiamo esplorato tutta l'Italia, tutte queste città italiane, ci facciamo un attimo il conto su quanti soldi abbiamo e visto che a quel punto l'obiettivo dopo aver visitato l'Italia magari sarebbe quello di andare all'estero, nei paesi nordici, quindi i viaggi magari saranno anche più impegnativi, più lunghi e più remunerativi. Lì magari si può pensare di investire qualcosa. Certo, i viaggi più sono lunghi e più c'è il rischio di schiantarsi, però aspetta, invento i fari abusivi. Ma che cazzo è, quanto sono? 2 km d'autostrada e vabbè. Volevo spingere un altro po', ma non abbiamo la possibilità, non abbiamo la possibilità. Vabbè. Andiamo al telepass. Questo è telepass, piano. Vai, vai, vai. Grande, così. Abbiamo rallentato troppo. Ma avevo visto sia la punto qua davanti che sbarra che non si era alzata, quindi. Una cosa fighissima che poi noi non abbiamo mai fatto, perché naturalmente per questioni di che ho visto che devo far video non è possibile farlo. C'è la possibilità di mettere comunque la radio nel tir con magari la vostra playlist di MP3. C'è la possibilità, credo, di mettere anche le radio online, quindi che ne so, se oggi sto registrando e c'è una trasmissione online di Virgin Radio ad esempio. Aspetta, dove cazzo dobbiamo andare? A Messina. Te la senti? Io, come detto, non lo faccio perché sennò per copyright non è che c'è. Guarda qua che bel sole, bel tramonto. Grande così. E questo è quanto, niente, era questo il punto. Si poteva anche mettere. Non so se magari in live qualche volta si può fare, però poi non le posso riportare su YouTube le live, quindi nel caso qualche live extra da non riportare sul canale ci potrebbe anche stare. Vediamo, vediamo. Comunque, siamo arrivati a Messina, benzina. No, comunque era dall'altro lato, quindi non ci potevamo arrivare. Va bene, uguale, quindi non la facciamo. E anche perché non ce n'è poi così tanta necessità. Grande così che prendiamo il verde al volo. Onestamente, per quanto riguarda il danno che è successo nel traghetto, non so se magari è perché siamo entrati dritti e non in retromarcia. No, dobbiamo girare più là, scusate. Perché lui ci ha fatto ritrovare in retromarcia, però mi sembra una stronzata. È come se l'avesse girato lui il tir, ma in modo abusivo. Non lo so, non lo so. Comunque, facciamoci cazzarola. Ok, era giallo, non ce l'abbiamo fatta. Occupo tutte e due le corsie perché non deve passare nessuno, perché dimentico sempre la frizione. Sì, perché magari pensando che è un gioco tu dici vabbè, ok, arrivo, freno e buonanotte, non si spegne, invece si spegne, come nella realtà dovete mantenere premuta la frizione, vai, vai, vai. Infatti gli Euro Truck, American Truck te la dà soddisfazione nella guida, cioè comunque è un bel, come dire, ridendo e scherzando, però è fatto bene, è fatto bene. Oh, eccolo là, il nostro imbarco. Vediamo che cazzo succede. Possiamo provare a parcheggiare in retromarcia. Ma anzi, facciamo una cosa: proviamo a parcheggiare normalmente, cioè dritti per dritti. Vediamo se ricapita un'altra volta. Se magari era un bug di quell'imbarco. Se semplicemente c'era schettino. Se semplice come cosa. Magari l'hanno assunto per queste traversate. Proviamo ad arrivare così. Guarda, imbarco. Dritto per dritto, vado un po' più avanti così magari ci entra il carico. No, sto cazzo. Allora, a posto, 347. Se mi fate dei danni però vi spacco il culo. Barca, attenzione. Vediamo un po'.
Ah, no, ok, evidentemente era un bug in quella nostra prima traversata tragica dello stretto di Messina. Ah, dovevamo andare di là, vabbè. Ah no, cazzo, però mo stiamo pesantemente contromano. Posso alzare la sbarra, no? Vabbè, sti cazzi, tanto là finisce il... Vabbè, ma chi è che si imbarca, imbarca venerdì alle 20:30, scusate. Questi fanno pausa. In realtà non è vero perché i tir li trovi sempre anche la domenica, anzi peggio degli altri giorni, che prendono anche le strade normali, un cazzo di casino. E stop, ma no, stop, non c'è nessuno, non c'è nessuno a quest'ora del venerdì. Abbiamo quasi preso col retrotreno. Secondo me l'abbiamo preso, però non ci ha detto niente, quindi ufficialmente non l'abbiamo beccato. Allora, dobbiamo andare verso le autostrade, giustamente, perché poi si va a Catanzaro. Ma Catanzaro, non so se c'è qualcuno di Catanzaro. Ma secondo me tutto questo sciroppo d'acero non è proprio utilizzato, eh. Non lo so. Forse è stato in American Truck lo sciroppo d'acero. Va a bomba. Fatemi sap, magari possiamo chiedere un po' di prodotti tipici per ogni città dove siamo andati. Questo lo dovevo dire prima, però, cazzo, perché adesso ce ne siamo saltate tante. Magari se voi siete di queste città, fatemi sap, chiacchieriamo un po' di sportiveggianza e prodotti tipici. Adesso, come detto, stiamo andando a Catanzaro, quindi vabbè, un po' possiamo aumentare la velocità, tanto come detto è venerdì sera tarda, non tarda in realtà, però non sembra esserci un granché di traffico, quindi noi ci mettiamo in modo criminoso sull'autostrada. Dobbiamo andare dritti, benzina, 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 facciamo benzina, facciamo benzina, va, che onestamente non so come sempre il pieno, tac, tac. Ma sì, meglio sempre fare un rabocco per stare tranquilli, perché poi magari ti capita la zona dove non ci sono zona di rifornimento. Ci è capitato in diverse occasioni. In realtà qui forse era American Truck che erano tratte più lunghe. Qua in Europa, bene o male, ogni 3x2 ci stanno. 1,37 litri 866. Ma qualche sconto c'è, eh? Non so quanti litri, non mi sono fatto il calcolo. Abbiamo speso 1.100 dollari. Noi avevamo messo quello che risparmiavamo in linea teorica. A conti fatti non so se abbiamo risparmiato con... In realtà non, cioè non è proprio il prezzo, è il consumo di carburante, effettivamente. E dobbiamo calcolare che abbiamo fatto dall'ultimo... Da questo, ma che cazzo ti fermi così? Buttati, no? C'è il tir. No, non si fa, quelle cose che diciamo sono criminali, eh. Voglio sempre ripetere queste cose, eh. Aspetta, metto la freccia così questo non ci supera. Guarda, sto fatto bastardo di merda. Dove cazzo vai con sta punto rossa? Vieni qua, mo ti spacco il culo. Vai, vai, affonda. Dai che ci abbiamo un po' di strada prima di arrivare a Catanzaro. 108 km. Comunque, alla fine le autostrade, vedete, i cartelli autostradali, i cartelli dei... Gli autovelox sono ben riprodotti, come detto nel DLC sono stati ripresi diversi, cioè è stato risettato un bel po' dal punto di vista grafico. Anche le città del nord Italia che prima comunque erano già presenti sono state rimodificate. Noi intanto qui siamo arrivati a ben 180 km/h, ma adesso ci rallentano, ci rallentano. Ma dai, non è possibile che ogni volta che arriviamo lì per fare della sportiveggianza... Ma vaffanculo, sempre sti rincoglioniti con queste macchinine. Ma statevi a casa, per favore, statevi a casa, che qui ci sono camionisti sportiveggianti. Comunque, nonostante tutto, siamo venerdì 21 e 26, traffico sull'autostrada, come se non ci fosse un domani. Noi proviamo a fare
un'azione veramente criminale qui, perché probabilmente è morto di infarto quell'uomo nel furgoncino. Dobbiamo andare a destra e quindi niente, verso Catanzaro. Aspetta, no, forse riusciamo a imboccare con più cattiveria il curvone. Magari non troppa cattiveria, sennò ci ribaltiamo con lo sciroppo d'acero e poi succede un macello. E perché sesta? Noi non avevamo la sesta, avevamo tua madre. Undicesima, dodicesima mi dovresti mettere. Dodicesima, ce l'abbiamo, dodicesima. Andiamo giusti qua, perché per vedere là sotto magari sbagliamo strada e succede un cazzo di macello. Poi dobbiamo fare inversione sull'autostrada, che è sempre un po' complicata come cosa. Come detto, noi scherziamo e parliamo di cose assolutamente criminali, per quanto ci sono delle teste di minchia che anche nella realtà fanno ste stronzate. Andrebbero arrestati con l'ergastolo. Questo ci sta. Non che gli sospendi la patente per 6 mesi. Uno non deve più mettersi su un veicolo, va a piedi, massimo una bicicletta con le rotelle. Così se prova a fare inversione si ribalta. Olè. Comunque, detto questa piccola parentesi, attenzione, c'è traffico verso Catanzaro. Catanzaro, traffico impressionante, con una volante qui davanti. E noi facciamo sentire il nostro arrivo qui a Catanzaro. Grande così. Via, vai, vai. Dai, dai. La rotonda abbiamo la precedenza. Qua passa il veicolo più grande, eh. Qua c'è la precedenza alla prepotenza del veicolo. Quindi andiamo a scaricare il nostro sciroppo d'acero. Vabbè, qua la ripartenza in ottava è un po' eccessiva, per quanto abbiamo 1500 cavalli sotto il culo, ma ce ne vogliono 3000. Anche qui andrei a spawnare il parcheggio con 10.000 punti esperienza, che adesso saranno 2-3 livelli al massimo, secondo me. Dobbiamo andare a lanciare lo sciroppo d'acero lì dietro, però mi sa che ci siamo incastrati qua, eh. Mi sa che abbiamo fatto il danno. Aspetta. Abbiamo preso la curva troppo di prepotenza e quindi il carico lì dietro sarà infrociato. Ora cerchiamo di capire se l'abbiamo beccato dritto o dobbiamo passare dall'altro lato. Quanto scommettete che abbiamo preso il lato sbagliato? Non è vero, grande così, grande così. Pronti, pronti? Eccoci qui. Tac. Sempre lunghi, quando mai. Dai che va bene così, prendetevi sto sciroppo d'acero e via. Sganciate i soldi qua, sganciate i soldi, eccellente. Stiamo guidando come se non ci fosse un domani, eh. 8000 euro, vai qua di esperienza. Un livello, due livelli, tre livelli, grande così. Quindi andiamo a mettere guida economica, consegne puntuali e basta, perché abbiamo finito tutto. E accessori ne stiamo sbloccando, visto che stiamo anche livellando. Quindi va bene. Ora da Catanzaro, tanto per fare un piccolo spoiler per la prossima puntata di Euro Truck Simulator, possiamo andare da Catanzaro a Linköping, che si trova in Svezia, puttana Eva. Bellissimo però, cioè immaginatevi Catanzaro Linköping. Da Catanzaro alla Svezia. Quanti miliardi di chilometri sono? Però aspetta, che cosa c'è qui? Consegna urgente, consegna urgente, signori. Pacchetti postali, che cazzo. Ma state. Però 120.000 euro. Porca troia, questo sarebbe un viaggio epocale. Non lo so, onestamente. Fatemi sapere anche la vostra. Poi magari registro il video prima di postarlo, perché per forza ne ho registrati 6.000. Sono indeciso tra Catanzaro, Linköpings. Coping in Svezia. Però quanto cazzo di tempo ci mettiamo, onestamente? Sono 120.000 euro, ma già di benzina ne spenderemo 4-5.000. Però con 120.000 euro, ragazzi, ci facciamo. Non lo so, dai, poi magari ci ritrasferiamo. Anche perché penso il teletrasporto, tra virgolette, funziona se vogliamo spostarci da qualche parte. O ce la dobbiamo rifare col tir dalla Svezia?
Non lo so, non lo so, ragazzi. Ci aggiorneremo nel prossimo episodio, perché mi intriga quel viaggio epocale. Probabilmente sarà un viaggio che o vi taglierò o vi dividerò in più episodi, ma sarebbe un gran viaggio. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ragazzi. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. E mi raccomando, lasciate un like, condividete. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.